fotografa a livello mondiale che ha uno zero in più, quindi 60 milioni di visualizzazioni. Parliamo di 60 milioni di visualizzazioni. È stato chiamato lì per presentare il progetto che adesso andrete a vedere per spiegarlo a tutti gli altri fotografi presenti. Considerate che lui è veramente la massima espressione oggi a livello globale della comunicazione su Google Maps turistica. Ok? Lascio la parola a lui, so che sto dimenticando qualcosa, ma me la ricorderò dopo. Vi prego veramente di fare un grande applauso. Grazie, grazie. A voi innanzitutto esagerato. Partito, ha raccontato anche più del vero. Guarda, la verità. Mio padre mi ha regalato le Pop-Its, no? Mi ha detto, guarda, difficile competere, questa è una persona che ha fatto veramente un grosso regalo. Il regalo che mi ha fatto vedere qua, questa sera non ce l'hai. E non sto esagerando. Ah, ecco cosa volevo dire. Ecco cosa volevo dire, perché mi vengono in mente tutte le cose. Vi volevo solo fare una domanda. Quanti di voi ad oggi hanno mai pensato di andare in vacanza in Albania? Se qualcuno l'ha pensato, alzi la mano, gentilmente. Nessuno. Nessuno. Immaginavo. Dopo vi farò vedere che in realtà è un bel posto. Io innanzitutto vi ringrazio per essere venuti qua in un periodo estivo, siete veramente tanti. La presentazione era stata, tanto l'ha già fatta lui. Io come ho un esperto di fotografia immersiva, quindi faccio foto e video comuni chiamate 360 gradi. Sono un fotografo di Google Maps, quindi mi occupo del caricamento di foto a 360 all'interno dell'ambiente Google Maps. E nel 2015 sono stato il primo a creare un progetto di promozione turistica su questa base. Dal 2015 poi ho supportato questo tipo di progetti in diverse realtà, fra cui dei piccoli comuni italiani, ma non ho mai realizzato l'intera regione come stiamo iniziando e ovviamente mi piacere di iniziare da qua, dove c'è la Bionica, posto il cui sindaco ha abbracciato l'innovazione di questo progetto. Io, come fatto da Maurizio, sono stato relatore al Google Summit, quindi questa parte qua possiamo tranquillamente saltare. No, vai tranquillo, nessun problema. Non la faccio vedere un'altra volta, tutto qua. Non so se conoscete un po' quella che è la storia della fotografia e dei video 360. La cosa veramente interessante è che una tecnologia relativamente nuova. Il primo contenuto a 360 gradi, per quanto possa sembrare strano, è stato un video della Corea del Nord pubblicato su Facebook a novembre 2013, 2015, scusate. E nel giro di pochi mesi ha collezionato quasi 11 milioni di views. Quello è stato la prima apparizione dei contenuti 360 al grande pubblico. In realtà i contenuti 360 esistevano già, erano già di pubblico dominio. Ma come sapete, quando una cosa va su Facebook diventa disponibile a tutti. Facebook è indubbiamente il più grande mezzo di diffusione. Cosa è successo? Nel giro di poco il mercato ha reagito e ha tirato fuori una serie di telecamere sotto i $500. Alcuni di questi modelli si possono trovare da 1 euro, comunque nei grandi magazzini a 250 euro. Quindi un prezzo veramente accessibile per tutti. Fino ad arrivare a modelli un po' più complessi come questo che vedete. Questa è una lista che ora sta riprendendo a 360 gradi tutto il mio intervento. Quindi poi ci sarà la possibilità di rivederlo online in futuro. Beh, subito dopo i grandi player della fotografia mondiale hanno reagito. Addirittura Getty Images ha creato una directory con le foto delle Olimpiadi di maggio del 2016 completamente a 360. Se guardate su Getty Images trovate un archivio di materiale delle Olimpiadi per la prima volta ripreso a 360. Andando più avanti a giugno del 2016, quando la cerimonia di apertura degli europei è stata filmata interamente. Se vedete nel cerchio rosso in basso c'è una telecamera un pochino simile a quella. Questo è stato mandato in diretta, quindi le persone, pensate a questa cosa, le persone che non hanno potuto presenziare, non hanno potuto essere là, potevano seguirlo in differita, comodamente da casa loro in un'altra nazione. Ma ora cosa succede se noi andiamo e cerchiamo video a 360 gradi su YouTube? Beh,
guardate, questo è il numero di risultati che ci sono. Cioè, troviamo 84 milioni di risultati che vanno dalla realtà virtuale, dalla roller coaster, tra i giochi sottomarini, gatti, che più ne ha più ne metta. Pensate cosa vuol dire? Vuol dire che in nemmeno 2 anni mi sono stati caricati online 84 milioni di video fatti sia a livello professionale che a livello amatoriale. Vuol dire che la tecnologia è penetrata nello comune delle persone. Arriviamo poi a giugno 2016, quando Facebook inizia a supportare anche le immagini, quindi fotografie, quindi quelle che ora normalmente se puoi fare una serie di foto con il cellulare, vedi che Google vi mette il mondino e vi dà la possibilità di girarsi. Quello è stato l'ingresso definitivo della tecnologia 360 all'interno dell'immaginario collettivo. Google ha reagito, ha messo una piattaforma intera che si chiama Daydream, che permette con i telefonini nati dal novembre 2016 in poi di avere il supporto VR nativo, quindi vuol dire che quasi tutti i telefoni nuovi hanno la possibilità, senza l'aggiunta di niente, di creare questo tipo di contenuti. E arriviamo poi a febbraio, l'amico Pino conosce bene, la NSC distribuisce all'interno dei propri cataloghi dei visori transport per vedere all'interno del nave. Cioè voi, prima di andare in vacanza, potete tranquillamente visitare la nave cambiata per Rosario. Arriviamo alla parte centrale. Questa è una frase che a me piace tanto, che è: l'innovazione è l'argomento centrale della prosperità economica. Come diceva giustamente l'assessore, l'innovazione, quindi creare contenuti nuovi, creare qualcosa che manca, ti dà la possibilità di creare prosperità economica. E arriviamo al nostro progetto. Questo è Claudio 360. Abbiamo un po' Maurizio ha poi introdotto questa cosa. Che cos'è Canale 360? È un progetto di promozione turistica di tutto il territorio calabrese a 360 gradi racchiuso all'interno di un certo contenitore. Vediamo iniziamo, ma che cosa sono principalmente i tour di Google Maps? Qualcuno qua per presenti probabilmente conosce questo posto. E se noi andiamo all'interno della scheda del Tudipino, mettiamo qua dentro, abbiamo la possibilità non solo di vedere come è fatta la sua agenzia, ma anche di camminarci fisicamente dentro, spostarci e quant'altro. Una domanda che spesso mi fanno è: la tecnologia 360 interessa veramente alla gente? Qui ci sono alcuni dati del progetto dell'Albania di cui parlava prima Maurizio. Abbiamo una crescita di 800.000 visite ogni settimana, cioè c'erano 800.000 persone in giro per il mondo che guardavano l'Albania. Lui mi ha fatto la domanda prima, perché probabilmente nessuno di voi è stato in Albania, come vi dico la verità, non ce l'ho mai fatto nemmeno io. Ci sono altri tour fatti nella mia città di Livorno, che hanno fatto 2 milioni di visite, Grado, che è un piccolo comune nel nord Italia, che ha fatto quasi 2, ma anche delle attività come lo Sporting Hotel o delle Alpi nel nord Italia, che hanno collezionato 600.000 visite. E come fa la tecnologia a aiutare la promozione turistica? Beh, principalmente aiutando le persone a scoprire il territorio in un nuovo modo, coinvolgente, con l'utilizzo dei droni, come ora andremo a vedere, mostrando delle strutture come hotel, ristoranti, negozi. Vedere un hotel, vedere un bel panorama in quale il turista poi vedere e avere di persone. Mostrando dei luoghi lontani e ben conosciuti. Mostrando dei luoghi non accessibili. Facciamo l'esempio dei siti archeologici. Non tutti sono visitabili. Guarda, poi negli esempi dopo vedrete che ci sono dei siti che vengono aperti in determinati periodi dell'anno. Tramite la tecnologia 360 abbiamo la possibilità di tenere aperti sempre, H24, in qualsiasi ora e in qualsiasi posto del mondo. E coinvolgendo gli utenti, vi porto qualche esempio pratico. Portiamo le persone a scoprire il territorio in un modo diverso. Conoscete questo posto? Sapete, questo è
la spiaggia davanti all'Hotel Kennedy dove mi hanno gentilmente messo a alloggiare, è tornata questa mattina. Però la pista è normale, perché comunque questo è il punto di vista di un drone che difficilmente, scusate, non so cosa ha detto. Sì, queste sono le 42 foto, però al di là dell'aspetto tecnico, se guardate il punto di vista è diverso, voi questa spiaggia l'avete vista sicuramente tante volte, così l'avete veramente in un modo totalmente nuovo. Mostrando le strutture, mostrando gli hotel, mostrando i ristoranti, mostrando l'offerta turistica di cui parlava prima l'assessore. Vediamo, passiamo dal mare, andiamo totalmente in un altro posto, andiamo in montagna. Guardate questo balcone, non vi viene voglia di andare lì, prenotare e andare a fare una canasciata. Se poi non siete convinti, potete farvi un giro, vedere la casina, vedere il letto, lo stile di legno, sentite proprio il feeling dell'ambiente. Anche perché l'utente interagisce in quel momento, non è una cosa ferma. Voi potete, come dice giusto, voi interagite con l'immagine, non state lì come in una foto classica che la vedete. Ma vi spostate, guardate il dettaglio che vi interessa. A me può interessare di guardare il quadro, ma penso che può interessare di guardare il panorama. Mostrando luoghi lontani e meno conosciuti. Ora, per voi questo luogo conosciuto, io ringrazio quel ragazzo là che ha fatto la foto. Peraltro ha fatto una veramente bella foto. Ho portato questo